stato lungamente cercato, lungamente voluto. Sono felice, non per me, sono felice per la mia città, perché da oggi comincia una storia nuova per Cerignola. Una storia che sarà fatta di legalità, di pulizia e spero tanto anche di competenza e grandi successi. Il primo punto per Cerignola qual è? Di partire da dove? Partiamo dalla presentazione di un sindaco che non è il sindaco che ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, ma è un galantuomo che per 45 anni ha servito lo Stato, la collettività e la comunità. Questo è il punto di partenza. Cerignola ha un'altra faccia, la faccia della pulizia e dell'onestà. Cosa vorrebbe dire al suo avversario? Vorrei che non frapponesse ostacoli ad una opera di ricostruzione sociale. Quello che è stato rotto nella nostra città è la coesione sociale. Io farò di tutto perché Cerignola torni ad essere una città non dominata dall'odio, ma dove ci si confronta come giusto che sia realmente e dove i cerignolani si sentano tutti uguali nella nostra città senza divisioni acute e così esasperate come quelle che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. Gli ultimi giorni, ultimi anni caratterizzati da una paralisi amministrativa. Più che da una paralisi amministrativa, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una gestione che si è ispirata a principi di legalità mancata. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, è Sergio Mattarella che ha detto che il comune di Cerignola è stato infiltrato da cosche mafiose e malavitose. Quindi bisognerà partire certamente da quest'opera di pulizia, ma credo che su questo non avremo molte difficoltà. La città è sostanzialmente sana e coloro che hanno approfittato di questi anni dovranno mettersi da parte. Tutto è stato importante, è stato certamente importante, anzi a mio avviso sotto il piano politico è importantissimo l'atteggiamento assunto responsabilmente da Tommaso Sgarro e l'apporto che alla mia elezione hanno portato gli elettori di sinistra. Questa è una cosa estremamente importante sul piano politico perché segna anche per la sinistra di Cerignola una pagina nuova che io spero sia felice di successi nell'unità della sinistra. Poi sono stati tutti importanti, dai miei candidati che mi hanno sostenuto con affetto e con tanto entusiasmo, i miei candidati tutti, dal primo all'ultimo, da chi ha preso un voto a chi ha preso 300 voti, 500 voti. Sono stati importanti i voti del centrodestra, cioè i voti di quelle persone, di quegli elettori che hanno scelto una Cerignola della normalità, non una Cerignola particolare, una Cerignola che tornasse ad una democrazia dettata da criteri di normalità. In questi 15 giorni c'è stato un momento in cui ha pensato di non farcela? Non ho mai pensato all'esito finale, anche perché io sono una persona che ha avuto tutto dalla vita e pertanto oggi che ho vinto ho l'onore e l'orgoglio di essere il sindaco della mia città. Qualora avessi perso, non avrei perso null'altro, che avrei riconquistato la tranquillità della mia famiglia, dei miei studi e delle mie letture. Non avevo niente da chiedere alla politica, mi sono impegnato solo perché ritenevo che questo fosse il bene della mia città. Che nome dà questa amministrazione a questo nuovo corso? È una domanda difficile su due piedi, vorrei che fosse efficienza nella legalità, però la domanda era terribile.